Ok, allora noi ci siamo riforniti, rifocillati, abbiamo mollato i due allosauri, quindi abbiamo nuovamente due sfere poiché a disposizione belle libere e finalmente forse abbiamo trovato una zona con due mammut, un maschietto e una femminuccia, quello però lo vedo feritino e al momento diciamolo sottovoce, qua non vedo, cioè non vedo carnivori. Diciamolo troppo ad alta voce, però. Allora, non sono di livello altissimo. Questo è un maschio 38 e quella una femmina 31. Se non sbaglio, sia un 31. Però ci si può lavorare, insomma, giusto? Secondo me sì. Secondo me vale la pena provare. Vai, partiamo con il signorino. Salve. Perché ho assolutamente bisogno di legna. Devo creare la nursery. E poi vorrei andare a prendere quella specie di leone bellissimo che c'è nella zona con tutte le creature. R, ecco, manco detto. Aspetta. Vedo carno. Maledetto carno. No, ti prego, morici. Carno, morici. No, ti prego. Non mi uccidere, mammut. Oh, meno male. Speriamo. Dov'è l'altro mammut? Ok, è lì. Sembra stare abbastanza bene, meno male. Ma mi sta già fuggendo per davvero? Sì. Ok, è andato giù. No, cosa? Che succede? Che succede con chi ce l'hai? Dimmi che ce l'hai con me, ti prego. Dimmi che non ci sono altre bestie che ti stanno rompendo le scatole. No, forse ce l'ha con me. Ok, va bene. No, aspetta, però vedo anche... Ho visto uno stego che si sta arrabbiando con qualcuno, con chi ce l'hai. Ti prego, no, ti prego. Finalmente avevo trovato una coppietta, mi sembrava una zona tranquilla. Non bisogna mai dirlo. Aspetta, scusa, ti ho sparato per niente, scusami. Allora, aspetta, no, non volevo fare così. Ok, lo stego si è calmato. Ragazzi, vediamo di fare in fretta perché me ne voglio andare di qua alla velocità della luce. No, l'8%, no, ci metterà tantissimo. Devo imparare a fare l'equipo. Oh, aspetta, lì c'è un baby puro. Ah, non mi ricordo se quello che abbiamo a casa è maschio o femmina. Vabbè, direi niente coppietta. Non ho voglia di sprecare dardi per niente. Però, invece, aspetta. Cosa vedo nei miei occhi? Sono anchilo? No. Cosa? Maledetto. L'ho ucciso. Però aspetta, dove ce n'è uno ce ne sono tanti. No. Ah, no, aspetta. Shh. Zitti tutti. No, era un lupo solitario. Ok. Va bene, era un lupo solitario. Molto bene. Un anchilo livello 95, bellino, ok. E l'altro, aspetta, si sposti. Una femmina e anche questa è una femmina. Ah, Danation. Speravo di farmi la coppietta, però va bene, in effetti di questi forse me ne basta anche uno. Non c'è bisogno di averne chissà quanti. Ciao Cici. Dai, vieni per di qua dove posso vederti. Molto bene, grazie. Occhi, dai. Non dovremmo metterci troppo con lui. Cerchiamo di tenerlo qua in zona, così ci abbiamo tutte le bestiacce vicino. E sì, robotino, ti togli dalle scatole che non ci vedo una cippa. Grazie. E ci va giù. Molto bene. Molto benissimo. Peccato che io ho solamente due sfere poké. E vabbè, che ce lo fa. Sì, decisamente mi sa che finiscono. Prima i mammut, li portiamo a casetta e poi verremo a prenderci questo sperando che sopravviva l'anchilo mentre lo lasciamo qua da solo. Incrociamo le dita. Dai, ci manca pochissimo. 97% uno, 91,7% l'altro. E uno ce l'abbiamo, molto bene. Aspetta, Lillo, ti metto subito nella sfera poké. Ma aspetta, fai vedere i colori. Sei chiara, che bellina.
Abbiamo anche l'altro. Abbiamo anche l'altro. Molto molto bene. Molto bene. Allora, Ankylo, torneremo a prenderti quanto prima, sperando che tu sia vivo. Casa è per di là. Ottimo. Cosa ci dai? Cosa ci dai? Un propellente, ok. Una sella, va bene. E elemento. Va bene, ok. Non ci schisciamo per nulla. Ok, fuori un mammut. E caga, sì, perfetto. Tutto nella norma. E tra un po' fuori l'altro. Ciao Cicino. Vediamo intanto se riesco a farmi la sella per il mammut. Infatti non ho controllato tutti i materiali. Penso di sì. Sì, una ce la facciamo. Anche due volendo. Anche due, perfetto. Vediamo anche se l'Ankylo è ancora vivo. Sì, sì, sembra vivo, perfetto. Nessuno me lo sta smangiucchiando. Ottimo. E direi che possiamo liberare anche il secondo. Molto bene. Tocchina, ottimo. Tutto bene, perfetto. L'intestino a posto. Allora, come primissima cosa io faccio copiare questi due, perché è una zona brutta, più brutta che più brutta non si può. Quindi siamo... aspetta. E quindi vorrei avere un terzo mammut di scorta, diciamo. Benissimo. State accoppiando, state amoreggiando, vedo cuori, sì. Ok, ci metteranno un pochino. Poi tanto ci sarà il periodo di gestazione. Vediamo a che punto siamo qui. 61%. Potevo anche aspettare ancora un pochino, mi sa, prima di tornare in quella zona brutta. Aspetta, aspetta, cosa è successo? Avete finito di accoppiarvi? Sì, gestazione, molto bene. Disabilitiamo tutto. Ci mette 52 minuti? Oh, ti odio tanto. Ma è una quantità di tempo indecente. Vabbè, andiamo a raccogliere legna noi, perché tanto alla fine è questo che ci serve. Raccogliene tanto a Lillo. Ce ne serve veramente una quantità industriale. Vedo un raptor. Vedo un raptor. C'è un raptor. È un raptor alfa. No, 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 no. Stai buono, stai buono, stai buono. Lo so, anch'io mi sto agitando. Aspetta. Aspetta. Sì, è un raptor alfa che sta mangiando una pecorella. E che non ho abbastanza proiettili, sennò potrei provare anche a buttarlo giù. Però non mi fido ad avvicinarmi. Oddio, forse con il Rex potrei un 150. Quello è un 32. Se mi prendo il Rex lo posso anche far fuori. Allora, intanto la sella per il Rex la posso fare? No, perché mi manca un sacco di metallo che mi sa che ormai non ho più. Qua ne ho 40. Oh, damnation, spegniti. Stiamo sprecando legna per nulla. Ti prego, dimmi che avevo messo un po' di metallo qui. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, 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 sì. Almeno una ce la possiamo fare. Ci attiviamo anche. No, volevo. Aspetta, volevo equipaggiarmi con il kibi che. Yes! Che se gli diamo nome Ciccio. Ma no, io avevo già dato il nome a questo. Vabbè. Che se non sbaglio, quando equipaggiato per aumentare il livello guadagnando delle memorie per il tuo sopravvissuto all'uccisione delle creature alfa. Perfetto. Sì, sì, sì. Ah, però se io lo faccio uccidere a loro forse non vale questa cosa. Non lo so, non lo so. Allora, tu Ciccio seguimi. Tu Ciccio seguimi. Mi seguite tutti e due? Sì, molto bene. Mettiamo la sella al tech. Aspetta che ti aumento la cattiveria. Ok, sì, sì, puoi esultare più tardi. Avremo un impegno urgente, ok. È ancora lì bloccato, no? No, dov'è? Dov'è, dov'è, dov'è? Non è più bloccato. È laggiù, è laggiù, è laggiù, è laggiù. È laggiù. E non so se il kiwi funziona in questo caso. Ciao, ciao raptor, ciao raptor. No, 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 stai andando verso la mia base. Stai sbagliando tutto. Stai sbagliando tutto, raptor. Gli stiamo facendo male. Penso che gli stiamo facendo tanto male. Sì. Sì,
Gli abbiamo fatto tanto molto male. Ok, molto bene. Ah, siamo saliti di 2 livelli. Vabbè, niente di che. No, non dirmi che siamo bloccati. Ah, ok. No, vedo gente che scappa, vedo gente che scappa. Che succede, che succede? Da chi stavi scappando? Ho visto un ornitorinco fuggire alla velocità della luce. Eccolo lì. Stava fuggendo vicino alla mia base. Che altro c'è che rompe l'anima? Là c'è un altro raptor, là c'è un altro raptor. Aspetta, aspetta. Non è un alfa però. No, aspetta, sono andata a casino forse. Sì, sono andata a casino e non ho nessuna intenzione di inseguirlo. Il Rex mi è salito di 9 livelli. La peppa. Ok, ok. Allora, Cici, tu stai qui e voi due seguitemi di nuovo per di là. Scusate, vi faccio fare avanti e indietro, ma mi serve più protezione da questo lato. Che di là ne abbiamo già abbastanza, abbiamo anche gli allosauri. Qui c'è un misero 33. Benissimo, fermi qua. Tranquilli, tranzoli. Voi siete i prossimi ad accoppiarvi appena abbiamo costruito la nursery, ovviamente. Che non so come sia la temperatura qua. Molto bene, ora noi ci divertiamo per i prossimi 2-3 giorni a raccogliere legna. E niente, poi vediamo la nascita del piccolo e vediamo come funziona il nostro ornitorinco per come babysitter, diciamo, dei cuccioli, e vediamo un po' che succede. Ok, allora direi che abbiamo raccolto un bel po' di legna per poterci costruire la nursery. Secondo me non basta, ne servirà molta molta di più per completarla. Però vabbè, ci penseremo dopo, perché adesso in teoria dovremmo essere addirittura d'arrivo per la nascita del cucciolo, che è qui. Sì, mancano 2 minuti, perfetto. Posso azzardarmi ad andare a prendere altra legna? No, forse è meglio di no. Aspettiamo che nasca il cucciolino, così poi testiamo anche il nostro ornitorinco. Manca poco pochissimo, poco pochissimo. 3 secondi, no, aspetta, uno, arriva, arriva, arriva. Arrivi? Ok, sì? Sì, ciao cucciolo. Aspetta, ti imprinto. Non ti bloccare, gioco. No, ma che minuscolo. Ma sbaglio, è più piccolo delle altre volte. Cioè, non lo so, mi sembra diverso. Poi vabbè, è un po' che non facciamo nascere Mammut, quindi. E allora, aspetta, cibo, scusa, non è cibo prelibato, però intanto pappati questo per evitare di morire, che c'ha la vita veramente a schifo, povera bestia. Ok, allora, adesso direi di testare assolutissimamente l'ornitorinco. Vediamo poco, come... No, aspetta. Pick up baby. È qui, non... Dobbiamo metterlo proprio davanti al cucciolo, tipo. Ah, c'è un nuovo, che ovviamente non sarà fecondato, presumo. Sì, infatti. Ok, prendi il cucciolo. Sì, mettilo nella sella. Oh, che bellino! Aspetta, ma io posso salire? Sì, me lo posso portare a zonzo. Ok, allora, infatti adesso sul mammut vedo che compare il simbolo della mangiatoia, perché in teoria il piccolo mammut... Cosa? Ho visto cose strane. Dicevo, il piccolo mammut in teoria adesso si sta nutrendo dall'ornitorinco, giusto? Che però non ha tantissimo cibo, cioè ha carne, ma la carne non penso sia di suo gradimento. Però aspetta, ci mettiamo anche questi. E vabbè, il ciccio in teoria adesso dovrebbe essere a posto. Cioè io non dovrei stare a preoccuparmi, giusto? Ah, mi ero dimenticata che avevo ancora il mostriciattolo, dannazione. E dicevo, noi non dovremmo stare a preoccuparci adesso di dare cibo al cucciolotto. Magari metto qualcos'altro nell'inventario dell'ornitorinco, così per sicurezza. Ecco, così siamo sicuri che il cucciolo non ci muoia. Oh, benissimo, molto molto perfetto. Allora, mentre tu dai da mangiare al cucciolino lassù, che è troppo bellino peraltro, scusate, ma è veramente troppo bellino, direi che noi possiamo andare tranquillamente a costruire tutto il necessario per fare la nursery. Tanto ci siamo già fatti il progettino. E poi vediamo di partire con la costruzione. Okidoki, un po' di materiali li abbiamo preparati, quindi direi di iniziare a costruire. Allora, penso che la costruiremo tipo qua. Qui, però partendo da un po' più in qua. Tipo così. Ok,
È bella grande, ma perché vi spiego, voglio fare una parte chiusa dove metteremo ovviamente i condizionatori per far schiudere oveti vari, eccetera. E poi vorrei, aspetta, mangia, e vorrei lasciare una parte aperta, che però non so ancora quanto fare grande, dove poter mettere l'ornitorinco ad allevare tutti i cuccioli, tutti. Anche perché ho notato una cosa, ora in effetti non me l'ero domandata prima. Allora, qui il mammut che è all'interno, ah aspetta la luce, dicevo il mammut che è all'interno della cesta, effettivamente si sta nutrendo con il cibo dell'ornitorinco. Ma se io abilito l'opzione per fare la babysitter, cioè, da questi cosi gli esce roba. Ma tipo latte, che schifo è. Fa un po' impressione sta cosa. Comunque penso, correggetemi se sbaglio, che questa funzione serva per nutrire i cuccioli senza che siano a bordo. Allora, se io adesso gli tolgo il cucciolo di mammut, addio che è diventato gigantesco nel frattempo. Ok, grazie. Il ciccio si sta nutrendo. No, sì, si sta nutrendo sempre dall'ornitorinco. Vedete che compare il simbolo della mangiatoia, perché io effettivamente ho abilitato la modalità babysitter. Se io invece gliela disabilito, il tizio non può più mangiare da nessuna parte. Ok, molto bene, sì, lo riabilitiamo, anche se mi fa veramente schifo. Ma puoi ancora prendere il cucciolo? Ma no, non è proporzionato. Cioè, no, perché nella cesta diventa così piccolo? Ma cos'è la cesta di Mary Poppins? Ma che delirio è? Vabbè, non voglio sapere niente. Ok, è Ark, ricordiamocelo. Adesso, allora, di qua direi che ci possiamo mettere due vetrate, che non mi sembrano una brutta cosa, così vediamo i cucciolotti all'interno mentre crescono. Di qua invece chiudo tutto, forse anche da questo lato. Potrei lasciare le vetrate anche qua, in effetti. Ma sì. Sì, mi sa che faccio altre due vetrate e le mettiamo a chi. Poi, paretina qui, ops, paretina qui. Una bella porta d'ingresso dal quale i cuccioli non passeranno mai, già lo so, però vabbè, ci proviamo. Tanto il bello della Housecraft è che eventualmente posso togliere tutto, senza distruggere effettivamente niente. E ovviamente inizia a piovere, grazie. Allora, vediamo di iniziare a prendere le misure, giusto per capire se stiamo facendo bene o facendo male. Allora, le rampine per far salire i babysitter, direi che le mettiamo lì. Vediamo un pochino se ci passano i signorini. Oddio, quanto sono grandi. No, allora mi sa che qua ne terremo solamente uno, ok. Pure aspetta, vediamo magari di ingrandire un po' da questa parte. Sì, così i cuccioli arrivano quando mi seguono dritti da qui verso il muso della nostra babysitter, che se li acchiappa, se li mette in saccoccia e siamo tutti molto felici e contenti. Spunta un po' la codina da qui, però non so se allungare ancora. Sembra un po' esagerata la cosa. Andiamo. Beh, no, forse non ha molto senso. La coda può anche spuntare, questo direi che lo togliamo. Qui facciamo acqua. Sì, aspetta. Aspetta che ce la faccio. Ah no, giusto, di qua mi mancano le vetrate. Devo fare prima le vetrate, cribbio. Allora, qui ci mettiamo una bella scaletta. Ci mettiamo un'altra rampa. No, non volevo tirare fuori il fucile. Ok, qui. Aggiungiamo le nostre due bellissime vetrate. Sì, direi che è abbastanza grande, dai, va più che bene. Qui chiudiamo, mettiamo i tetti, così si vedono anche i culi dei T-Rex mentre cagano, che bello. E ovviamente me ne doveva mancare uno, perché altrimenti il divertimento c'è. Molto bene, la parte chiusa è fatta, le porte ce le ho, no, le ho lasciate di là. E di qua cosa facciamo? Recintiamo?
sicuramente gli voglio mettere un tettuccio in questa zona qui. E sì, anche recintare per evitare magari che il cuccioli se ne vada una zonzo. Potrebbe essere un'idea. Allora, per chiudere qua direi che possiamo provare a fare questa cosa. È un esperimento, quindi non ho idea di come andrà a finire la faccenda, però ci proviamo. Se piazzo questi qui, in teoria poi posso mettergli il tetto, yes! Senza decapitare magari i cuccioli, ok. Ok, molto bene, una stalla veramente gigantesca, però... Se io ci metto anche, giusto, no, devo mettere due cosine decorative qui, tipo, no, ok. Ha deciso di no, e allora lo metto al centro. Ok, mi sembra, non lo so, mi dà l'idea di essere un po' più stabile la struttura. No, però li ho messi tantissimo storti. Devi piazzare al centro, almeno piazzalo dritto. Grazie. Ok. Sì, mi piace abbastanza. Più o meno. Non è un po' tanto aperta al momento la cosa qui, la questione. Allora, magari facciamo andare intanto Lillo un po' più avanti. Ah, no, ecco, vedi, a questa cosa non ci avevo pensato. Potrebbe essere un grande problema. Benedetta Osocraft. Ok, dobbiamo ricordarci di non salire in groppa all'ornitorinco, perché rimaniamo con la testa incastrata nel soffitto. Che cosa carina. Allora, a questo punto io qua ci metto questa, se me la fa mettere. Sì, perché altrimenti è veramente brutto. Mettiamoli anche di qua. E a questo punto questa rampa qua non mi serve e la posso mettere da quest'altro lato. Sì, forse ci starebbero meglio le scale, però già che ho la rampa, metto la rampa. Ah, così. Ah, devo finire di chiudere anche lì. Vabbè, quello più avanti, cosa? Ah no, stanno solo cagando, mi stanno facendo venire gli infarti. Qui ci piazziamo una bella porta e vediamo un attimino come ci stanno le ringhiere. Se io tipo le metto così... Ma è carino! Sì, aspetta, ne vado a fare altre. E se ne mettessi... La mettessi a due livelli, tipo così. Così mi protegge un po' meglio i cuccioli. Sì, tanto di qua non devono uscire, anzi... Sì, mi piace. Poi da questo lato io vorrei mettere qualcosa per chiudere, perché se qualcosa ci attacca... La nostra babysitter qui non gli frega niente che c'è i cuccioli appresso, no. Vuole andare comunque a combattere e la cosa è molto molto rischiosa. Quindi vorrei riuscire a bloccarla in qualche modo. Non voglio neanche dirle però di mettersi in passivo, perché se qualcosa arriva fino a qui, poverina deve potersi difendere quantomeno. Vorrei solo che non andasse ad attaccare, ecco. Ok, allora la nursery direi che è finita e nel prossimo episodio finalmente metteremo i condizionatori e poi faremo accoppiare un pochino di bestioline. Voglio vedere i cuccioli di ornitorinco, devono essere qualcosa di carinissimo, adorabile, spettacolare. Va bene ragazzuoli, direi che per questo episodio possiamo finirla qui. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e braci a tutti, ciao ciao!